anche nella essenzialità e nella sintesi si possono esprimere pensieri profondi. Scrive così Benedetto XVI nel messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Dal Papa un atto di fiducia verso internet, le reti sociali, perfino Twitter. L'importante, dice, non è la forma né la quantità di parole, ma l'interiorità di chi comunica. Nella sala stampa vaticana il messaggio è presentato da Monsignor Celli, presidente del Ministero Vaticano che si occupa di comunicazione, messaggio dedicato in particolare al silenzio, perché, dice il Papa, oggi troppe voci si sovrappongono producendo confusione. Sembra quasi paradossale fare l'elogio del silenzio nella giornata dedicata alle comunicazioni sociali, ma il Papa sostiene che è proprio nel silenzio che emerge la comunicazione più autentica. Oggi la Chiesa ricorda San Francesco di Sales, che nella Savoia del Cinquecento distribuiva volantini per diffondere la dottrina cattolica messa a dura prova dal calvinismo. Per questo il santo è diventato patrono dei giornalisti e Monsignor Celli dice: l'invito alla riflessione e al silenzio che arriva dal Papa vale anche per la Chiesa.